Ciao a tutti ragazzi, io sono Bella Faccia e bentornati sul mio canale sulla serie principale di Minecraft. Mamma mia che serie. Comunque sia, sono tornato, finalmente sono tornato ragazzi, perché come molti di voi sanno, spero, molti di voi sanno, sono andato in Spagna a fare i giochi del Mediterraneo a Tarragona. Ragazzi, è stata un'esperienza incredibile, bellissima. Intanto ecco, mi avete mandato dei disegni, li faccio vedere intanto, bellissimi, guardate questi disegni, me ne avete mandati un sacco, guardate che belli. Comunque sia, stavo dicendo che è stata un'esperienza bellissima. Allora, ho corso, sì, i tempi miei non sono stati granché, però è pur sempre stata un'esperienza fantastica che porterò per sempre nel mio cuoricino. Ragazzi, c'erano un sacco di sport, un sacco di ragazzi di altre nazioni, è stato bellissimo. A chi piace, alla cerimonia di chiusura, diciamo alla festa finale, c'è stato anche Alvaro Soler a cantare. Fantastico, vi faccio vedere anche delle foto, eccole qui, delle foto. Un forte applaudimento per le attuazioni della Tribù Urbana Center e la compagnia Brodas Bros. Bellissime ragazzi, bellissimo. Poi ecco, questa è la foto dell'hotel, guardate, un paradiso terrestre. Quindi era da 10 giorni, no, 9, ecco, 9 giorni che ero partito. Ho comunque sia caricato dei video, perché avete visto che ho caricato sul canale, sono riuscito a caricare perché ho portato il portatile dietro. Wow, bella faccia. E niente ragazzi, eccoci di nuovo qua. Allora, come potete vedere, guardate, piccone fortunato 2 e bella spada 2, ragazzi, stanno tornando dalle radici i nostri super attrezzi. Guardate bella spada, già com'è super, cioè affilatezza, cioè quasi final. Cosa manca? Nulla forse, nulla. Allora, dopo aver mangiato questa costoletta molto succosa di porchino, ragazzi, ecco qua, vi voglio far vedere che avevo fatto delle modifiche, ovviamente prima di partire, perché oggi è il primo episodio che faccio alle 9 di mattina, poi 9 di mattina, non so se mi spiego. Ho modificato, cioè ho abbellito la nostra farm di animali, ragazzi, che funziona alla perfezione. Ecco, guardiamo qua, ho già dato da mangiare un pochettino di animalini. Salve animali, tutto bene? Cosa guardate? C'è un film laggiù. Comunque sia, l'ho abbellito, ho messo un sacco di cartelli. Ecco qua, cartelli decorativi più che altro. Aspetta, facciamo vedere meglio. Qui ho messo dei tappeti, perché come sappiamo, se mettiamo dei tappeti sopra le staccionate possiamo saltarci sopra. E comunque sia, allora, qua ho fatto, diciamo, una specie di barriera con staccionate. Poi non sono scalini, ma sono lastre.
Poi ho messo i cartelli, ho messo le botole con queste foglie, molto carine, guardate i cartelli, wow. E comunque sia tutto così molto semplice, molto molto molto. Spero che vi piaccia ragazzi, fatemi sapere anche il design, se vi piace questo design. Design, design, qua avete fatto le uova per me, 8 uova, che bravi che siete. Poi qua, ok, qua c'è la cassa del cibo. Ad esempio, facciamo una prova. Vogliamo dare da mangiare. Vogliamo dare da mangiare i nostri animaletti. Salve animaletti. Questi conigli mi fanno impazzire. Poi sono tre. Devo metterne quattro. Allora, te e te. Ecco qua. Diamo da mangiare. Diamo da mangiare. Ecco qua. Si è dato un coniglietto che è già cascato. È già voluto cascare alla morte. Quindi, qua abbiamo i maialini. Maialini, mangiate. Oh. Ho portato solo tre carote, mi dispiace, sarai a dieta oggi. Qui c'è un maialino che è nato. Qua diamo da mangiare ai nostri pollettini. Pollettini mangiate tutti, bravissimi. Qua mucchine, mucchine. Mucchine, mucchine, mangiate. Mangiate, mangiate, mangiate. Bravissime, brave, brave, brave. Poi andiamo qua con il grano, con i semi, in modo tale che i cucciolotti cascano. Poi i cucciolini. E dovrebbero cascare. Sta già cascando una mucchina. Ecco, facciamo vedere come se fossimo in 10 a fare questa vanilla. Vi faccio vedere il sotto. Guardate, molto bello, molto figo. Molto bello, molto bello. Qua ho utilizzato i cartelli. Ecco, qua c'è la cassa. Guardate ragazzi quanta carne, quanto cuoio. Mamma mia, finalmente abbiamo la nostra farm di animali. Oh, scusa, no, non te li do. Quindi qua abbiamo un mini passaggio per andare di là, così, molto tranquillo. Qua abbiamo una scala per andare giù e ciao! Cosa vuoi? Qua abbiamo gli animali. Molto semplice e molto bello, ragazzi. Mi piace un sacco questa farm. Mamma mia! Muccone! Torniamo su. Allora, oggi, ragazzi, oggi non ho la minima idea di cosa fare. Sì, proprio così. Comunque sia ragazzi, mi sto portando avanti anche di qua, sto abbellendo la faccenda qua. Oh, sto facendo una scala molto semplice, sto abbellendo intanto qua. Ecco qua sento il fuoco, molto probabilmente qua c'è il portale del Nether. Ecco qua sto cercando di abbellire, sto cercando di fare un corridoio carino ancora, devo finirlo. Qua, ecco ragazzi, c'è tutta la stanza che avevate già visto. Qua, non mi ricordo se ve l'avevo fatta vedere, comunque c'è la stanza AFK qua, per far spawnare gli zombie. Molto carina anche questa. Ecco, qua ho messo delle fornaci. Questa stanza, ragazzi, la sto ultimando. E qua, ragazzi, guardate che roba. Sto facendo, cioè, ho già fatto gran parte della scalinata. Non è nulla di che, ho messo solo degli scalini in pietra. Ho messo questa che si chiama diorite, non vorrei sbagliare. Sì, diorite levigata. Poi ho messo gli scalini, di nuovo qua. E ho messo le zucche. Molto semplice. Qua ci sono dei tappeti, che ci dovrebbe essere, ecco, della luminite, che copre la luminite. Qua delle lastre, normali. E qua andiamo su, andiamo su, andiamo su. E qua sbuchiamo, guardate dove sbuchiamo. Dentro la montagna. Qua siamo proprio dentro la montagna. Adesso vi faccio vedere questo buco che mi piace un sacco. Ecco, guardate che roba. Guardate che panorama da qua su. Siamo proprio dentro la montagna, ragazzi. Ecco qui, possiamo farci, non lo so, qualcosa di veramente bello dentro questa montagna. Quindi devo pensare, magari scrivetemelo anche nei commenti cosa potremmo fare. Però verrà sicuramente qualcosa di davvero carino. Poi siamo già al 47esimo, mi sembra questo che sia il 47esimo episodio, sì. Quando arriveremo al 50esimo sicuramente, quasi molto probabilmente lascerò, diciamo, lascerò il mondo in descrizione. Penso di fare anche un giro del mondo, anche se non abbiamo penso fatto tantissimo. Però è ora ragazzi, è ora di lasciare questo mondo, di farlo scaricare, perché devo fare altre cose. Bisogna ingrandirlo ancora di più. E niente, andiamo di fuori perché ho deciso cosa fare. Oggi voglio fare una statua. Una statua, statua, Wally. Vediamo com'è il tempo. Sì, è sereno, a giocare se andiamo dopo magari. Comunque sia, sì, una statua. Solamente che qua, qua no, non c'è spazio. È troppo, qua ormai abbiamo fatto veramente troppe cose qua dentro, macchiolina stavo per dire. Oggi mi impappino a bestia.
Quindi io avevo pensato, non so, di farla lì. Lì potrebbe essere carina. Non lo so, non lo so, non lo so. Noi la facciamo, poi se non ci piace la caviamo, giusto? Ok ragazzi, ho anche imprigionato un villager zombie qua. C'era una strega, l'avevo vista. Dove è andata? Dove è andata? Sparita quella stregaccia. Comunque sia, è notte ragazzi, perché ho imprigionato un villager zombie. Dovrebbe essere, dov'era? Non mi ricordo, dov'è? Era qua, qua nei dintorni, dove sei? Dove? Ah, eccoti, salve. No, 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 non uscire. No, torna dentro, non fare il birichino. Non fare il birichino, torna dentro, ho detto, eh. Non mi far arrabbiare, non mi devi... Oh, mamma mia, questi villager insolenti. Allora, beccati questa pozione lanciabile e beccati questa mela. Ok, perfetto, adesso stai qui dentro e non rompi, ok? Non rompi più. Ci mettiamo, cosa ci mettiamo? Questo per ricordarsi di te. Salve, lei non era un villager, quindi se ne vada dai piedi proprio. Adesso dormiamo, che sennò qua mi ammazzano di brutto proprio. Oddio, ce n'era un altro! No, mi dispiace. Addio, vattene, ecco, ma è anche bruciato, grazie mille. Scusi tanto, signor Creeper, ma io qua dovrei lavorare, quindi vattene subito immediatamente. Togliti dai piedi. Oh, grazie mille. Mi hanno rotto tutto. Mi hanno spaccato, distrutto tutto. Allora ragazzi, iniziamo subito la nostra statua. Voglio che guardi verso di là. Quindi iniziamo subito. Facciamo, allora, i primi blocchi. 1, 2, 3, così. Ok, perfetto. Poi ne facciamo 1, 2, 3. No, anzi, mi sono sbagliato, scusate, solo 2, perché questo andrà rotto. Ok, perfetto. Poi qua facciamo un blocco qua, facciamo andare i blocchi giù così, perfetto. Qua caviamo questo. Poi qua andrà messo, allora qua ci mettiamo lo scalino così, un altro scalino così e uno scalino qua. Dovrebbe essere tutto ok. Allora, poi mi fai andare qua su, perché io là non ci arrivo perché sono basso, quindi facciamo così, mettiamo due blocchi così, altri due blocchi così per fare il busto. Adesso usiamo i mattoni in pietre intagliati per fare le spalle, facciamo le spalle così bellissime. Ok, adesso ci servirà, vieni qui, roccia, ne mettiamo uno, due, fammi andare qua, grazie. E poi ne mettiamo 1, 2 e 1, 2 davanti qua. Perfetto. Adesso fammi scendere. Sì, sta prendendo forma. Allora, poi adesso dobbiamo fare le braccine. Quindi mettiamo due blocchi così. Qua andrà rotto questo e ci mettiamo gli scalini. Scalini. E ci mettiamo, ecco, un altro scalino così. A mo' di mano. Quindi così. Qua rompiamo e ci mettiamo scalini, perfettissimo. Vediamo, ok, tutto perfetto, solamente che io come sempre mi sono scordato le cordicelle che non ho. Che vado subito a prendere. Ehi, zombie! Oh, ragazzi, è tornato normale! Oh, salve, ma ciao! Chierico? Ah, Chierico, forse. Chierico, dicevo, boh. Perfetto, guardate, finalmente abbiamo un chierico che ci dà per la carne marcia gli smeraldi. Poi cosa ci dà? No, questo direi che non è molto conveniente. Ti vado a prendere un po' di carne marcia. Arrivo immediatamente, stai lì, non ti muovere, fai qualche preghierina magari. Prega per non far distruggere tutto il mio villaggio, grazie mille, chierico. O chierico, boh ragazzi, correggetemi perché veramente... Abbiamo un chierico, ecco, potremmo fare anche una chiesa, un monastero, una chiesa, potremmo fare, adesso che abbiamo il chierico, mamma mia, abbiamo il chierico. Cosa prendiamo, guardate quanta carne marcia, prendiamone un po' per quel chierico, sarà veramente contento quel chierico. Mamma mia. Chierico, t'ho portato un po' di cose, dove sei, ma perché ti nascondi? So che sta arrivando la notte. Allora, chierico, salve, t'ho portato un po' di carne marcia. Ecco, dammi gli smeraldi, dammi tutti gli smeraldi che c'hai, bravissimo, bravo, ecco. Ecco, bravissimo, adesso potrei fare le tue preghiere, chierico. Tieni, grazie mille. Dai, ti ho scambiato, adesso le bollicine. Oh, le bollicine. Vediamo.
Sì, vabbè, te lo sogni uno smeraldo per due di redstone. Uno smeraldo per due... Vabbè, dai, diamotelo così, ti sblocchi ancora di più. Dai, sbloccati. Sbloccati. Bravissimo, bravo. Dai, che sta facendo notte, Ender Pearl. Sì, ragazzi, sì, lo volevo. Volevo questo, finalmente. Uno smeraldo per la luminite, mamma mia. Forse è un po' poco, sì. Ne ho visti... Ho visto villager più capienti di te, chierico. Però ci accontentiamo, meglio che niente. Allora, andiamo a finire la nostra statua. Lassù ci sono dei blocchi che fluttuano, non si sa, così a caso. Quindi adesso dobbiamo metterci le nostre cordicelline. Cordicelle, una qui e una qui. Speriamo che le ho messe bene. Ok, prendiamo allora i tappeti rossi e gli stendardi rossi. Andiamo qua su, perfetto, mettiamo... Penso di averli messi bene, sì. Ok, mettiamo i tappeti lì, sopra le cordicelle, e li mettiamo anche qua. Poi qua caviamo questi che non li voglio vedere. E adesso mettiamo gli stendardi, ragazzi, ed è completato, vediamo. Così e così, vediamo. Bellissimo, guardate che bello! Cioè, porta un tappeto, è una statua che porta un tappeto. È il mio nuovo servitore, salve, sto passando, mi porta l'asciugamano per fare la doccia. Dopo, sì, vado a fare la doccia, mi può servire? Sono pazzo. Allora, alziamoci un pochettino perché la voglio vedere meglio. Sì, guardate che bella, ragazzi! Bellissima, carina, guardate che bella. Ecco, forse la testa, non lo so, potremmo farla di un altro materiale. Magari invertire il busto con la pietra normale e il... Avete capito? Ok, ragazzi, io per questo episodio ho concluso. Guardate come sono brutto senza l'armatura. Sembro un ghiacciolo, sembro, non lo so, uno stuzzicadente. Comunque sia, spero che questo episodio vi sia piaciuto. È stato molto tranquillo perché, ragazzi, sono tornato da... un giorno nemmeno, devo riadattarmi alla vita normale, sono stato via una settimana, mamma mia, mi è sembrato di star via un mese. Spero che questa statua vi sia piaciuta, spero che anche tutte le migliorie e gli abbellimenti vi siano piaciuti. Abbiamo anche il chierico, mamma mia, nuovo chierico che voglio farsi una chiesa, ho deciso, un monastero qualcosa. Spero comunque sia che la statua vi sia piaciuta, lasciate un like se vi è piaciuta questa statua e vi invito a lasciare, sì, 10.300.000 like. Io vi auguro una buona giornata come sempre, ci vediamo nel prossimo episodio, non mancate ragazzi, anche Beltacchino sta per tornare che era andato in vacanza, lasciate sì, il like, vabbè l'ho già detto e ciao ragazzi!